Buongiorno, buona domenica. Vi aspetto, intanto mi faccio una tisana calda perché il caffè l'ho appena preso. Oggi ho dormicchiato un po' di più. Voilà. Qui c'è sempre il solito disordine, ma tanto so che voi non vi formalizzate e quindi nascondo dalla visibilità semplicemente. Buongiorno. Buona domenica, vi aspetto qui. Intanto io qui ho le cosine che ho preso oggi, le foto da tagliare, magari inizio a trasferire, va? Le cose del December Daily che qui non ci stanno più. Mi sembrerebbe una buona idea. Buongiorno. Allora, ci teniamo qui la pagina di oggi, che è questa, e il resto proviamo un secondo a trasferirlo. E vediamo come va la situazione. Io credo che questo con 10 giorni sia assolutissimamente pieno. Buongiorno, ma ho qui un altro binder. Sì. Quindi per ora posizioniamo tutto qui e poi si vede. Allora, così e così. Allora. Ce la posso fare? No, forse no, con una mano sola e con questo sotto no. Spostiamo. Buongiorno, ben arrivati. Qui fa freddissimo stamattina. Adesso non so se li ho messi giusti, questi sì. Qui stamattina fa freddissimo. Questi saranno poi ancora probabilmente da sostituire con le pagine tagliate meglio. Intanto togliamo queste clippine. Buongiorno, ben arrivati. Vi aspettiamo, vi aspetto perché Sirius è di là al caldo che dorme. Buongiorno, togliamo le clipine. Alcune di queste sono poi da tagliare di nuovo, però per ora le lascio qui così, non ho ancora avuto tempo di farlo tutto insieme. Così, ok. Bea dorme ancora, bene, bene, in effetti è presto, sono le 9. Se si può dormicchiare ancora un po', perché no? Ecco. Buongiorno. Questa sarà la paginetta per domani e mi sa che domani iniziamo un binder nuovo. Questo lo lasciamo qui. Ho qui una scatola per mettere insieme tutti gli abbellimenti e gli avanzi, perché le due borsine che avevo non bastavano più. Vediamo un po', io intanto qui sono arrivata a questo livello qua che oggi che riempio, sì, direi che non, oggi che riempio questo che è il retro di quella di ieri, quella di, ah sì giusto, questa che è il retro di quella di ieri, il retro di quella di oggi e quella di oggi siamo a posto, magari potrei riempire anche questo, ah sì, ho freddissimo, ho comprato tutta una serie di super maglioni per stare qui a fare i live il pomeriggio, che è sempre freddo, perché un conto è quando ti muovi per fare gli ordini, che quindi insomma è tutto un pochino più edulcorato, ma così fa freddo, e stando ferma con i piedi ho sempre freddo, quindi allora questo lo posiamo qui. Poi posizionerò tutto in una scatola, tutto quello che mi è avanzato. Nubifragio, davvero? Oh, caspita. Qui solo tanto freddo, ieri una gran nebbia. Qui lasciamo questa intanto che si scioglie. Io mi sono presa un po' di cose della collezione Joy, ho preso un embossing folder, i die cut, i chipboard, magari così facciamo anche il retro della paginetta, oggi che è domenica. E questo pad qui, di pad 6x8 ce ne sono due. Ho preso questo che ha sia delle tesserine che delle patterned, che trovo bellissime. Olivia uscirà nel 2023, vabbè, la può tenere la pipì. Ciao Irene, eccovi. Germana, buongiorno, ci siete mancate ieri. Intanto che finite di arrivare, io mi taglio le foto che ne ho un po'. Così almeno ci portiamo in pari intanto che arrivate. Speriamo che oggi non ci siano blackout, insomma. Come dire. Domani arriverà la selfie nuova. Così.
Però vabbè, le foto grandi tanto sono stampabili solo così, quindi cioè, va bene. Tac. Oggi si gela, sì, potendo, cioè io oggi non metto il naso fuori di casa come tutti gli altri giorni, d'altro canto, oggi sotto le coperte e via. Così. Questo è il nostro Sio, il vivo, esatto. 9 gradi, un bel sole. Qui stamattina meno 3 quando mi sono alzata. Insomma, freddino. È bellino lui. Sì, sì. Poi mi hanno regalato queste ciabatte. E ieri le ho inaugurate, quindi mi sembrava carino. Sì, me le hanno regalate, sono dei gufetti. No, abbiamo appena cominciato, sto ancora aspettando che arriviate tutti, quindi intanto sto tagliando le foto, preparo un po' di cosine. Questa carta proprio me la smangiucchia, dire che la resa della foto è stupenda, ma questa lama la divora. Ieri hanno provato a consegnarci florilegge, nonostante io abbia cambiato la consegna, l'hanno lasciato in un punto di ritiro che domani è chiuso, quindi... dovrò andare a cercarmelo martedì. Che carini. Se è vero che DHL costa più degli altri, però c'è un motivo. Sirius scrive solo tante crocche. Lui è veloce la sua letterina. Questa è fatta con Snapchat e Snapchat ha questi formati strani che non rientrano all'interno dei formati, insomma, più canonici, quindi adesso questa vedo come usarla. Vediamo. Poi se non usiamo tutte le foto non importa. No, no, la selfie è proprio andata. Abbiamo rotto qualcosa dentro, Erika, cercando di liberare il rullo del il film del colore. Abbiamo rotto qualcosa. Cucchini e papi. Credo che i desideri siano più o meno gli stessi. Aspettate che apriamo la scatola, che l'ho già riempita praticamente. Anzi, adesso che finisco di tagliare le foto butto tutto. La lama a metà foto, davvero? A metà foto? Cioè tu dici tipo una cosa così. A me la smangia lo stesso. Boh, vabbè. Sempre questa è la stampata, ne ho due, adesso vediamo se usarle tutte e due, se no qui ho recuperato un bustone di foto che ho stampato e mai usato prima o poi. Hai solo più strisce di carta, brava! Allora, da tanta soddisfazione quando finiamo tutto, 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 tutto. Un foglio di acetato. Sì, pensavo anch'io un vellum o un acetato, che potrebbe essere anche in questo binder qui. Adesso vediamo. Ok. E mi manca solo più questa, che non sapevo alla fine se l'avrei usata grande o piccola, e quindi ne ho stampata anche una piccolina. E che Sirius non può più mangiare gli snecchini perché abbiamo il fegato ciccione. Dobbiamo stare attenti, stiamo mangiando le crocchine per il fegato grasso. Come ti spiace? Ne arriveranno altre di collezioni, su! Non riesci a mettere in ordine i tagli? Io credo di non poterti essere particolarmente d'aiuto, però stavi tagliando un foglio di... Ma guarda Vania, io ti capisco, perché da me le cose spariscono dal tavolo durante i live, siete tutti testimoni del fatto che mi spariscono così. Senza preavviso, senza niente. Allora, intanto questo lo posiamo qui. Prendiamo un po' di tisana. Freddo, freddo, freddo. Qui ho un fantasmino tagliato, ma adesso vediamo come gestirlo. Ti dispiace finirle, però le trasformi in qualcos'altro. Poi dipende se quello per cui lo usi lo tieni o no. Nel senso che se lo regali capisco che magari poi ti dispiace non averlo più. Io se me le tengo le cose ci riesco a far pace. I giochini, sì, i giochini con l'erba gatta gli piacciono molto, però gli snecchini per il momento no. Poi vediamo come va quando iniziamo la terapia con la tiroide, se perde un pochino di peso, perché probabilmente essendo ipertiroide ho questa fame compulsivissima che era dovuta anche un pochino a quello. La tazza è splendida, poi ve la faccio vedere bene quando ho finito. È un regalo di uno di questi anni. Chi mi conosce sa che amo le tazze, quindi tazze, tazzine. Cosa mi regalano? Tazze, tazzine, coperte, sciarpe, cose così, babbucce.
I Grinch io tengo tutti, sì, io un pochino sì. Ho le vetrinette pienissime. Vabbè, alcuni album hanno le foto, quindi ovviamente non è in questione darli via, però bevo un goccio di tisana. La lasciamo ancora in infusione ancora un po', che mi piace bella forte. Allora, io qui adesso ho un sacco di foto. Ah, tra l'altro vi faccio vedere, qualcuno mi ha chiesto di rivedere questo, che è il pad principale della collezione Joy di Mintopia. Non so dirvi di preciso quanti ne abbiamo perché ieri non ho fatto gli ordini, quindi, però mi sembrava che adiacenze ce ne fossero ancora. Ve lo risfoglio. Con questo mi piacerebbe tantissimo fare un albumino. Vediamo se ci avanzano gli appiccichini o se magari riusciamo a fare un reintegro. L'albumino lo facciamo anche a gennaio, tipo un po' bello questo colore ruggine. Questo qui mi piace veramente tanto 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 tanto. Il Grinch è giustificato a tenerlo, esatto. Che sono tue, non puoi darle via. Vento e pioggia. Qui c'è un po' di vento, però fa freddissimo. Esatti, esatto, Stefania gira e nasconde. Il mio è bravissimo, mai visto in tutti questi anni. E questa è di nuovo, sono due fogli. Ah, ma guardate, questa cosa non ci avevo fatto caso. Queste sono bifacciali. E queste sono monofacciali. Ah, vedi? È un brand che conosco ancora poco, perché è solo il secondo ordine che faccio. Per gli acrilici di Florilège, abbiamo appena fatto un ordine, quindi non arriveranno in tempo per Natale sicuramente ormai, perché domani è già il 12, però li possiamo far rientrare. Ci vorranno almeno un paio di settimane, però, perché poi adesso col Natale di mezzo i tempi sono un po' più dilatati. Ah, vedi? Quindi un set bifacciali e un set monofacciali delle carte. Bravi, è una cosa intelligente. Allora, opla. Poi, cos'altro facciamo? Qui ci sono tutte le foto non utilizzate. Allora, io ho bisogno del fantasmino, vorrei lui. Non sono certa. L'ho tutto su YouTube. Per una precisina, ti devo dare proprio un po' fastidio. Io non so, sono precisina in altro, in questo libero un po' la mente. Quindi, se non ti do fastidio, qualcuno di qualche amico particolarmente preciso ogni tanto mi dice che gli creo particolarmente fastidi, però vabbè, sopravvivo, eh. Allora, non so se lo lascerò bianco, perché dipende un po' dal fondo che metterò dietro lo specchio. Che esce dal pad, è bellissimo, sì, lo so. Allora, questa è una roba che volevo fare già dallo scorso Natale, che poi tra una roba e l'altra mi è sfuggita. Allora, cornice, questo è il nostro specchio. Metterò lui che esce di qua, adesso decidiamo di che colore farlo, e voglio mettergli il cappello di Babbo Natale. Ora, per il cappello di Babbo Natale, aspetto anche a fustellare la cornice perché non so ancora di preciso di che colore la voglio fare e vediamo anche dove la mettiamo. Per il cappello di Babbo Natale ho un paio di opzioni. Ho il cappello che c'è dentro Olivia, che adesso proviamo. Qui è quando avevo questo momento di ordine per cui ho messo le fustelle nelle bustine. Allora, vediamo. Io forse qui un cappello montato. No, non ce l'ho, vero? Vedete, questo è il cappello di Olivia, ma forse, beh, potrebbe in realtà anche andare. Proverei a tagliarlo. Proverei a tagliare sia il suo, e qui c'è il pezzo di fustella, però, voilà, sia quello di Olivia, scusatemi, non sono ancora esattamente tanto sveglia, che ha questi due pezzi qui, e i pompon sono, allora, perché c'è anche in Enna la Regnina, abbiamo un altro pezzetto. Lui ha anche la sciarpa, però non posso mettergli. Vabbè, io proverei a tagliargli lo stesso la sciarpa, vediamo. Allora, questi qui sono degli stivalotti e non c'entrano. Però questo qui è il nodo della sciarpa. Dove ce l'abbiamo? Il pompon. Deve essere questo, no? Questi sono i Moonboot. No. Questa è tutta la sciarpa, mi manca un pezzo che sarà qua. Mi manca un pezzo della costella, ne ho perso un pezzetto.
eccoli qua. È questo. Sì, perché questo qui è la parte sopra, il cappello, e questo è il pompon. Ok, allora mettiamo via. Teniamo anche qua. Ma io sono molto rigorosa e precisa su un altro tipo di cose. Chiedete alle studiste che ho fatto piangere nella mia vita lavorativa, però qui lo prendo proprio come uno scacciapensieri. Voilà. E qui c'è Emma. Emma ha un altro cappellino di Natale, a parte che potremmo rivisitare anche il cappello della strega e farlo diventare un cappello di Natale, ma mi piaceva proprio l'idea di renderlo natalizio. Questo qui è il cappello, che potrebbe quasi andare bene, e il suo punto bianco qui dovremmo averlo nei rossi. Allora, cerchiamo di non mescolare le fustelle. Dovremmo averlo qui. Ah, qui abbiamo anche un pezzo della sciarpa. Questi sono i parorecchie. Questo qui deve essere il suo pompon. E questo qui è il pezzo sotto. Ok, questo qui è nel rosso. Teniamo tutto qua. Emma ha disapparsi. Mi spiace, non volevo aprire una ferita. Vania, sono certa che tornerà a casa. Allora, facciamo un po' di prove. Teniamo tutto qua. Dunque, io sono arrivata al mio... Teniamo tutto qui, che poi rimettiamo tutto a posto. Io sono arrivata nel mio December Daily, che in realtà ieri abbiamo fatto la paginetta di ieri, che è questa. L'abbiamo fatta super, super volissimo. E devo fare l'interno di qua. Ok. Vabbè, infermiera, sì, certo. Ma sì, allora, ci sono poche cose a cui non ci sono soluzioni. Cioè, veramente poche, specie in un hobby. Nel senso, poi sul lavoro io mi arrabbio di più, però insomma ci sono poche cose a cui non si trova, no, soluzione. Allora metterei lui in una delle due, non mi dispiacerebbe, devo dirvi. Aspettate che l'ho visto ieri e mi sono detta, ma aspettate che lo recupero, eh. Se non lo trovo più, davvero. Non mi dispiacerebbe anche mettere lui. Ah no no no, Maria, si capiva, solo che stanno dicendo che a volte l'essere troppo precisi mette un pochino d'ansia, ma lo capisco. Sul lavoro io non faccio l'infermiera, non ho mai fatto il medico, però facevo lavori di responsabilità prima in azienda, non che adesso non ne abbia di responsabilità, però ovviamente alcune cose le vivi un pochino più con ansia. Qui il mood è che questo è un hobby ed è finalmente un posto dove possiamo anche permetterci di sbagliare alla malapeggio. Alla malapeggio prendiamo un altro foglio e si ricomincia, no? Allora, potrebbe essere così, con lui qua, no, gli copre tutta la faccia. Sarebbe stato molto carino, però magari in un'altra, questo ce lo teniamo qua. Allora, potremmo mettere lui qui e lui qui. Mi piacerebbe usare le carte di Mintopia. Allora, non so ancora di che colore fare il fantasmino, perché dipenderà molto dalla carta che metterò qui al centro. Mi piacerebbe imbossare la carta di questo ovale che esce fuori, e quindi poi di lì vediamo il fantasmino di che colore farlo. Potremmo anche pensare di lasciarlo bianco, perché se in effetti gli metto il cappellino comunque salterà fuori. È una foto da curriculum la sua, sì. Io non sono particolarmente esperta, sono solo una che ha fatto che ha coinvolto una passione nel suo lavoro, no? Con un mazzo di fiori in mano anche. Adesso proviamo a vestire lui. Dunque, fatemi vedere un secondo se intanto trovo una paginetta qua che possa andare bene. Ho preso il 6x8 perché, vedete, è perfetto. Allora, potremmo mettere lei qui. La cornice a questo punto potrebbe essere, la faremo di un altro colore, da qui potremmo sfruttare e tagliare il cappello, la sciarpa. Di che colore possiamo farla quella cornice? Potremmo farla, dunque, adesso qua c'è la scelta dei colori, ragazze, e la fine. Oppure potremmo fare un effetto legno
Se facessimo un effetto legno con la cornice rossa, no, preferivo una cosa un po' più easy. Potrei farla satinata, la cornice potrebbe essere anche nera in realtà, perché no? E che il rosso foil qui sopra un pochino si perde. Potrebbe essere dorata, potrebbe essere nera, perché vedete, se metto questo rosso qui è un po' troppo. Ti fa sentire una voce strana? Prova a uscire e rientrare, che magari ti dà, ti riallinea. Vediamo, perché abbiamo quasi finito il nero. Il nero opaco l'abbiamo quasi finito. E adesso lo riordino. Non credo che arrivi prima di Natale, perché arriva dalla Cina, quindi vediamo se tu in qualche strano modo, ma guardate, inclinandola e pregando, quasi quasi ci sta, però per essere sicura la fermo. Io la farei nero opaco, che comunque si sposa bene con il suo musino. Ma sì, sì, io allora io prendo sempre in giro tipo il Bottalico, che è estremamente preciso, la Germanac. Io sono un po' più smanona, ma questa roba qui la prendo veramente come un momento di decompressione, e quindi mi ci diverto proprio. Proviamo. Adesso ovviamente che devo riordinare il nero opaco, casualmente mi cadranno nel carrello un'altra serie di colori, credo. Perché tanta roba. Allora, vediamo un po'. Così. Adesso togliamo tutti questi pezzettini qui. Del 30x30, allora secondo me la 4 è un po' più agevole e difficilmente ci fareste un layout con questo colore qui, quindi mi era sembrata una buona idea mantenerlo in, in A4. Anche la Tonic li fa in A4 e li ho sempre trovati ottimi. Vedete lui qui. Adesso dobbiamo trovare un qualcosa per staccare il colore che c'è lì. Allora mettiamo un secondo via questo, la cornice la posso mettere via. Non mi sembra che ci sia così bene il rosso opaco sopra questo rosso. Sapete che ho delle difficoltà con le cromie diverse. Perdonatemi, ma va così. Magari gli facciamo il cappello rosso, ma che sono due rossi diversi e quindi un po' mi disturbano, però vabbè. Allora, aspettate che buttiamo via questo. Mi sarebbe piaciuto imbossare. Possiamo provare a farlo sul bianco e vedere come viene fuori. Devo prendere molto piatto per la big, proprio con quello che io ho adesso. Allora, questo qui è l'embossing folder non 3D, l'embossing folder del maglione intrecciato, si chiama trenzado. No, questi li continueremo a fare in A4 di questa dimensione. Trovo che siano la misura ideale in realtà, sia per una questione di costi che di ottimizzazione. Poi 100x70, poi Alessia lo vieni a dire tua madre per come dobbiamo spedirli, che poi diventa una problematica importante. Allora, intanto incolliamo la foto di questo pacciarotto. Così. Magari dritta. Poi li facciamo i fori. Ah, che tenerezza. Ah beh sì, no, è giusto, giusto, giusto. Tocchi di qua e quello del giorno prima, ok. Per un attimo mi è venuto malissimo, ok. Allora, facciamo una prova su un pezzettino bianco. Ma giusto proprio un pezzettino. Questa è la mia, è la 260, vediamo come si comporta, perché sapete che per esempio quelli di Laura non riesco a farli passare con la mia, ma questo non è un embossing folder 3D, quindi secondo me dovremmo riuscire serenamente. Allora, devo prendere l'altro blocco della Big, che adesso prendiamo, che dovrebbe essere qua. È un altro piatto. Allora, proviamo a togliere tutti e due gli spessori. Mettiamo un piatto, questo è un po' ricurvo, ma dovremmo riuscire lo stesso. E un altro, no, non credo che riuscire, vabbè. Vediamo se ne ho un altro di piatto. Questo è un po' ricurvo, sì, usiamo questo. Questo qui credo che dovrò rassegnarmi e mattare.
farlo, me l'ha regalato una mia amica americana, ma ormai ha fatto la sua vita. Voilà. Con spese e senza spese significa che, come potete leggere, scusatemi, opla, nella descrizione, che potete scegliere se abbonarvi pagando già le spese perché pensate di prendere solo l'abbonamento o meno. Gli abbonamenti sono divisi mese per mese come pagamento, ma vengono spediti ogni bimestre. Quindi quelli che hanno le spese hanno metà della quota di spedizione che è necessaria per far partire l'abbonamento. Io consiglio sempre di farli senza spese, perché così se necessario lo aggiungete, se no, no. Questa cartella da embossing 6x8. Un ordine misto con le... Sì, certo, perché se l'hai fatto misto deve essere lavorato prima, ti conviene rifarlo, tanto se le grafiche gratuite sono gratuite ti conviene rifarlo, perché finché non lo lavoriamo non hai gli accessi alle grafiche. Con spese inclusi tutti i mesi? Esatto. Gli abbonamenti sono declinati in 7 varianti diverse e tutte queste 7 varianti sono state splittate con spese e senza spese. Il consiglio spensierato è sempre di farli senza spese, poi se li fate con spese raggiungete la soglia nei 2 mesi per le spese gratuite, di solito al momento, solo al momento della spedizione, e mettiamo un buono a compensazione di questa spesa di spedizione. Ma lo facciamo solo al momento della spedizione, perché se poi doveste cambiare idea nel corso del bimestre per noi è veramente problematico. Un cambio... Ok, scrivi a problemi e lo facciamo, nessun problema. E gli abbonamenti poi sono declinati come lo scorso anno in Deluxe, Baby, Basic e Timbri, che sono rimasti tutto sommato abbastanza identici. Abbiamo aggiunto l'abbonamento alla mini release che ha tutto, a parte i timbri. Abbiamo aggiunto l'abbonamento alle tessere Project Life e a grande richiesta l'abbonamento al pack di abbellimenti. Una velata richiesta, hashtag velatissima richiesta. Allora, proviamo ad imbossare un secondo. Sì, allora mi è caduto lui intanto. Dunque, dal rumore, sì, è perfetto. Così, ma è veramente bellissimo. Perché se io mettessi lui qua è meraviglioso, però lui qui bisogna vedere che cosa gli succede quando gli mettiamo il cappello, se si distinguono. Questo è meraviglioso, ragazze. Cioè, vabbè, è stupendo. Se riuscite vi chiederei di decidere quanto prima, perché poi per me diventa una questione di organizzazione per gli smistamenti, sapere quanti farne. Questa qui è del pad di Mintopia. Io ho messo il pad nel prodotto contenitore, questo è uno dei due pad 6x8. E, perché appunto poi a un certo punto iniziamo a dirigere le cose per lo smistamento, poi in realtà ad ora siamo più o meno alla metà dei rinnovi, ma partiamo sempre lenti, di solito si finisce con tutti i rinnovi completi verso fine gennaio, però io ve lo dico, prima riuscite per me meglio è. Allora, tagliamo questo cercando di andare dritti e cercando anche di sprecare meno carta possibile, perché questo coso qui è meraviglioso. Sì, l'ultimo che ho fatto vedere, no, del piccolino, quello grande che vi ho fatto vedere non l'ho aperto, ho preso il 6x8 perché la misura delle pagine così è assolutamente perfetta per il binder. Sì, si possono comprare gli abbonamenti, tutti i prodotti singoli, scusatemi, da, ce la posso fare, mamma mia. Allora, andiamo. Dipende tutto, se di solito, cioè, la scelta, io vi ho fatto quella roba super cervellotica del flowchart, però in realtà è la logica che ho seguito io nel comporre gli abbonamenti, quindi che cosa volete fare? Volete fare il layout? Allora una delle soluzioni, cioè la soluzione potrebbe stare sicuramente all'interno dei kit dello scorso anno, il Basic, il Deluxe o eventualmente il Baby. Se volete fare i progetti di Mariella vi consiglio la mini release, perché lei avrà in mano quello e in più l'abbonamento dei timbri. Se volete fare anche il layout, secondo me vi basta aggiungere il kit baby, perché avete tutto a disposizione.
C'è in più l'abbonamento Project Life, che è un nuovo modo per fare memoria, che secondo me, cioè un nuovo modo, non è un nuovo modo, non mi sono inventata niente, per carità di Dio, è un modo non tanto in voga ancora qui in Italia, forse non ha mai preso così tanto qui in Italia. Negli Stati Uniti in questo momento non è più così tanto in voga, ma velatissimerichieste.com. Ma a me piace tantissimo, e mi piace tantissimo tra l'altro fare le tesserine. Secondo me può essere un modo più rapido per fare memoria, può essere un modo per coinvolgere persone nuove, per far memoria ai bimbi. Bastano le tesserine. Se volete fare memoria con il Project Life, secondo me una buona aggiunta potrebbe essere il kit baby, così avete delle carte, anche degli appiccichini, i timbri, oppure direttamente il pack degli abbonamenti. Dipende un pochino come volete modularlo. Mi sembrava che fosse il modo migliore questo per darvi la possibilità di prendere un po' quello che volevate. Poi mi rendo conto che magari è un po' cervellotico, però sapete che io proprio tutta tutta finita non sono. Allora, andiamo a tagliare così. E quindi abbiamo questo che verrà messo qui, in the middle, e lo trovo fantastico. Allora, non è drittissimo, ma adesso noi faremo finta. Germana, non guardare, è un po' stortino. No, don't look. Non guardate. Allora, questo piatto adesso Clelia si rassegna e lo butta, perché non può più andare avanti così, è troppo piegato. Peccato. Allora, proviamo a tagliare maglioncino, sciarpa, quello che decidiamo di. Allora, intanto incolliamo anche questa pagina qui e facciamo fuori, che così intanto ci fa da guida. Questa colla adesso poi ne andremo a prendere un'altra. Così. E lo incolliamo qua. Opla, non è proprio a misurissima, si vede che ho tagliato male la carta. Ok, allora facciamo i fori, che così ce li ho anche come guida rispetto a dove andare a posizionare le varie cose. E questi li facciamo in questo modo, così vado a ricalcare esattamente il foro che c'è dall'altra parte. Così. E così. Sì, non lo so se ci sono due fogli, però qualcosa bisognava sacrificare. Sono bifacciali. Su. State con me, respirate, su. Allora, questa la mettiamo qui, tanto mi servirà dopo anche per le altre pagine. Allora, siamo al punto in cui abbiamo la cornice, questo, e lui che dovrà essere vestito a festa. E su di lui poi metteremo magari qualche decorazione, tanto ho preso dei cutty chipboard. Allora, mi serve un rosso. Chissà se nel pad c'è un altro rosso, così lo guardiamo subito, se sono due fogli. No, Natascia, c'è un foglio solo. Potrei ritagliare questa tesserina e così è lo stesso rosso. Sapete che ho un problema con i punti di cromia e che quindi devono sposarsi bene. Oppure potrei farlo con il foil, anche se un po' mi disturba che siano diversi. Adesso facciamo una prova. Cioè, che sono due rossi diversi. Dunque, tagliamo un pezzettino da qui. Vocaboli nuovi. Cosa avete imparato? Allora, così. Questo no, ho sbagliato lato. Questo di qua. Organizziamo gli spazi. E tagliamo il cappello, anche se in realtà la falda sotto la farei. Facciamo così. La falda sotto la farei bianca. Poi il cappello io lo farei, lo farei rosso con la fascia bianca, quindi sì, anche lui lo mettiamo qui. E poi ci servono, vabbè, proviamo a fare anche la sciarpa. Proviamo.
la sciarpa ha tutti questi elementi qui che si montano per dare poi un pochino di tridimensionalità. E poi mi serve un pezzettino di bianco che potrei recuperare da un avanzino qua. Lo prendiamo da qui, un pezzettino di bianco. Anche se in realtà quello era nella parte dei rossi. No, questa era nella parte dei bianchi, giusto. Allora, ci tagliamo. Qui c'è il pompon e un pezzetto di sciarpa. Proviamo. Qui c'è il maglioncino che ovviamente a lui non serve. La precisione. Ma dipende sicuramente dalla stampante, Tiziana, che non saprei aiutarti, perché le grafiche sono state impaginate tutte nello stesso modo e tutte sullo stesso ingombro, quindi cioè, l'ho fatto fare quest'anno, quindi è assolutamente preciso, molto più rispetto a come sarebbe se l'avessi fatto io, ovviamente. Allora, prendiamo. Allora, la sciarpa è nella fustella di Olivia. Ho dimenticato questo. Brava, adesso rifacciamo questo perché è il coso di Olivia. Allora. Questo è il cappello, ma in effetti mi serve poi questa faldina bianca qui sotto, quindi rifacciamo questo, questo, questo e questo. Adesso poi li assemblo. Così vediamo se ho tutto, vediamo che cosa mi piace di più. Non ho ancora deciso quale mettergli, quindi voilà. Le grafiche già stampate sono ovviamente comode, certo. Sia proprio per vividezza dei colori, che qualità di stampa, che anche per non dover stare a stampare tutti i giorni. Opla. Anche le grafiche stampate sono nate da una velatissima richiesta. Ok, quindi questo qua e questo qui è di Emma e li lasciamo qua. Allora, proviamo un attimino a vedere come si compongono questi due. Però le grafiche sono tutte uguali, Tiziana, perché ti giuro, le ho fatte impaginare da un professionista, quindi sono tutte uguali. Quindi deve essere necessariamente un'impostazione di qualcosa, perché sono state fatte tutte sullo stesso template, che era proprio quello che avevo chiesto per evitare che ci fossero pasticci. Gli anni precedenti le avevo impaginate io, quindi magari ti concedo che potessero esserci dei problemi, ma quest'anno mi sono strumentata proprio perché sono una pasticciona. Allora, il cappello, intanto iniziamo a mettere il cappello, così, un ciccinin di colla lì, e il cappello viene messo così e qui ha il suo, e questo è uno. Poi assembliamo un secondo la sciarpa, cioè la sciarpa su di lui la vedo un po' grigina, però allora intanto togliamo questi, così. Allora, abbiamo le due falde della sciarpa che sono così, questo che le unisce e il fiocco sopra, cioè il nodo. Allora, un po' più vicina perché lui è piccino, questo lo mettiamo su così e qui mettiamo il nodo e lasciamo che si incolli un secondo. Mi sa che ho dimenticato la parte bianca di questo, qua così, e c'è anche il pompon. Allora, pompon, e adesso decidiamo come vestirlo. Colla. Così. Ok. Tiziana, mi dispiace ma non so come aiutarti, perché io ho fatto due prove su due fogli a caso e sono venute perfette. La maggior parte delle persone non mi sembra avere problemi, quindi non ho idea di che cosa possa rendertene. Alcune che si stampano giuste e altre no. Non è questione di una scusa, non so se ti sono sembrata scortese, non volevo esserlo, è che sono state proprio impaginate da un professionista apposta, perché non
ci fossero queste difficoltà e non mi spiego perché alcune ti vengono in bolla e altre no, quando il template è sempre lo stesso, il foglio di grafica su cui sono impaginata è sempre lo stesso. Non volevo essere scortese, è solo che non saprei veramente che tipo di aiuto darti, perché la grafica di per sé è stata fatta tutta nello stesso modo e quindi non... Boh. Allora, oh no, diamo un altro punto di colla qua. Fa freddissimo. Allora, il fantasmino devo farlo di un altro colore. Allora, potrebbe essere lui. Forse lui è meglio, perché gli sta più giusto sul cranio. Sul cranio. I page protector, pian piano ci arriviamo. Freddo. Ah no, però così se gli mettiamo questo gli copriamo tutti i piedini. No. La sciarpa assolutamente non è cosa. Dobbiamo decidere se mettergli lui, che praticamente l'effetto sarebbe qua. Le grafiche sono state impaginate sulla 4 per i download. Mi raccomando, cioè una cosa che una cliente per esempio non riusciva a stamparle perché stampava l'immagine del prodotto. L'immagine del prodotto è adattata su un formato quadrato perché sia visibile bene sul sito, quindi quella non vi uscirà sicuramente mai, ma il download è posizionato su una 4. Da stampare senza margini, senza adattamenti. Di solito le stampanti di default hanno questa opzione di adattamento margine, Giovanna, quindi non so. Ah, quando hanno la grammatura alta ogni tanto li prendono storti, sì, anche questo è un altro problema, sì. L'unica è stamparla magari su una cosa un pochino più leggerina, che può essere un 160, che di solito non dovrebbero avere grandi problemi a tirar su. No, che magari mi è uscita scortese, Tiziana, non volevo, però siccome gli scorsi anni ci sono stati una serie di problemi con le grafiche che stranamente avevo impaginato io, cioè che sono impaginate tutte nello stesso modo, anche quelle che do alla tipografia, quindi cioè, insomma, però quest'anno ho chiesto aiuto da casa e l'ho fatto fare, e purtroppo tutti gli anni il problema principale è sempre quello, che la maggior parte delle stampanti sono settate per stampare con la data con la scala automatica, no? Quindi è ovviamente la prima risposta che do, un po' come l'operatore di Sky che ti dice: ha provato a staccare la spina? Non ce le chiedere, metti un carrello. Allora, questo lo incolliamo qui. Poi probabilmente sai che cosa, Tiziana? Potrebbe anche dipendere da con che cosa stampi. Che cosa usi per stampare? Lanci direttamente la stampa del JPEG, lo metti su un foglio? Perché io per esempio ho notato questo. Le foto, queste foto qua, queste grandi, io le mettevo su un file di Word. Aprivo questo foglio di Word, mettevo sulla mia foto e poi stampavo. E quello in realtà mi causava un sacco di problemi con le misure, perché Word ovviamente ha dei margini, comunque non stampa mai al vivo. Adesso le stampo dal programma di grafica, le stampo da Illustrator o da Photoshop. E così sono con la misura che gli dico io. Se metti l'immagine originale te la taglia. Io l'ho fatta impaginare sulla 4, vi giuro. E quando ho provato io da uno dei programmi di grafica, generalmente da Illustrator, la tagliava perfettamente. Allora, lui così non si vede, ma una cosa fighissima che ho visto fare da qualcuno è fare il backing degli occhi e della bocca al fantasmino. L'ho visto in occasione di Halloween, solo che il fantasmino bianco qua un po' mi si perde sullo sfondo bianco, ma lo sfondo bianco era così bello che non saprei di che altro colore farlo. Potremmo provare a farlo in vellum. Il formato del download è JPEG, assolutamente sì, e deve essere JPEG perché è il formato di immagine per eccellenza, compatibile con tutto, insomma. C'è quell'opzione del togliere la adatta, ma alcuni stanno dicendo che anche togliendo la adatta e riduci in scala comunque non lo stampa a misura. Io ho fatto due prove a caso, due fogli a caso, ed erano a posto, però... Allora, aspettate che mi riporto un attimo. Non so di che colore fare il fantasmino. Potrei farlo in vellum. È che mi piaceva molto la parte questa qua, però si perde veramente tanto. Un attimo, se provassi ad embossarne un altro foglio con un... potrei mettere questo, però non ha senso embossarlo, io volevo embossarlo,
No, adesso sono in super crisi. Aspettate un secondo che mi concentro sul fantasmino un secondo per dargli un bello sfondo. Ups. Ok, viene via. Potremmo tagliare un pezzettino di questo e mettere il fantasmino sopra così, e questo sfondo qua ce lo teniamo per una delle altre pagine. Cosa dite? Questo ormai l'ho incollato, però chissà se magari riesco. Oh, chissà se riesco a toglierlo. Ovviamente no. Obviously not. Non hai tempo. Io facevo così, perché di solito la stampa direttamente da JPEG non mi veniva mai della misura giusta. Poi in realtà non ho mai più provato con questa stampante qua, che è relativamente nuova, però io di solito avevo l'abitudine di trasferirli sul file di Word per stamparle, vi dico la verità. Però non andava bene. Allora, facciamo una prova a tagliare una cornice qui, perché non vorrei fare il tagli. Di che colore lo faccio? Il fantasmino è bianco. Cioè, evanescente. Dove sei, cornice? Qua. E piuttosto usiamo questo motivo qua da qualche altra parte. Allora, questa la tagliamo di modo da non sprecare carta. Già la sento, Natasha mi dice: stai sacrificando le due tessere. No, guarda, le ho tagliate e ne sacrifichiamo una. Solo una. Così non stacca il fantasmino, infatti. Facciamo così. Andiamo. Proviamo. Perché deve essere bianco il fantasmino, anche se la cornice con quel coso lì è tanta roba. Adesso vediamo. Secondo me, mettendo questo centro qui, risolviamo. Dobbiamo solo attaccarlo bene. Il fantasmino sarà qui. Magari rifaccio la fascetta, che così non si vede tanto. Potremmo farla di un altro colore, potrebbe essere o dorata o potrebbe essere anche nera in realtà quella fascetta lì. Allora, intanto incolliamo questo. Se lo facciamo rosso, poi abbiamo lo stesso problema col cappello, che ha quel dettaglio rosso, che poi ovviamente non si stacca. Quindi poi dobbiamo reimbossare una pagina, perché quella imbossatura lì mi piace tantissimo. Allora, quella parte lì, la fascetta del cappellino è qua. Questa. Però magari gli posso mettere questa sciarpina qui. Chissà se gli metto la sciarpina. No, dai. Va, ci provo. Tagliamo questa parte qua, su questo avanzo. Foil nero. Sto facendo un tentativo. Così. Vediamo, one second. Su di lui metteremo un paio di punti di spessorato. Sì, nero è meglio. Tu non attacchi più. Adesso poi questo lo gestiamo così. Quando la nonna ne perdo una, non attacca più, bisogna prendere una salvietta, che adesso ho qua. Le mie sono tutte asciutte. No, aspettate. Niente, le mie salviette sono andate. Niente. Mamma. 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 Scusa. Mamma. Mamma. Mi avvicino un pacchetto di salviette. E queste sono andate. Allora, intanto proviamo a vedere anche la sciarpina che gli abbiamo tagliato, se può avere senso. Ma mi si erano bloccati i commenti. Nero è meglio. Ti hanno prodotto il nulla, Tiziana. Ok, molto bene. Prima stampa e rifila sentimento.
Allora, aspettate che facciamo una prova così. Ah, la sciarpina così, ma no, cioè mi sembra veramente no. Allora, intanto puliamola, non è più una che Daria Nadalucci non ci ascolta. Mi sono persa perché si sono bloccati i commenti. Ne avevo ordinate due stampate. Allora, ciao Mirella, ieri ti abbiamo nominata in quanto recruiter. Allora, quando non prende più è perché si è riempita di polvere e quindi in realtà basta fare questo, pulirla con una salvietta e lei torna performante come prima. Allora, io sarei per usare lui, questo cappello qui. Sembra un po' Dexter il boscaiolo, ma tu sei troppo pesante, mi rendo conto. Lui, secondo me, rende meno. Sì, perché lui è troppo grande. Gli copriamo l'occhio, praticamente. Anche se in realtà, ma guardate, non è mica male. Cosa ne pensate? Lo spessoriamo un pochino rispetto a lui. Ma non li sfumerei i bordi del fantasmino, ho paura di fare pasticci. Sono quasi quasi... Sono indecisa perché mi piace... Allora, dunque, innanzitutto vorrei avere occhi e bocca per lui e potrei pensare di fare così. Vediamo un po' di trovare la costella del fantasmino. Le cose ordinate dall'ora by l'ora dovrebbero essere in viaggio, la maggior parte. Nel senso che se avete fatto un trovalo per me per qualcosa che non era in quest'ultimo ordine, ci va, dobbiamo aspettare il prossimo. Però alcune cose sono già in arrivo, credo domani o martedì. Ma io ho paura di fare un pasticcio se lo sfumo. Come dire... Una volta effettuato l'abbonamento non bisogna fare nulla, l'abbonamento viaggia da solo, nel senso che si rinnova in automatico da solo a inizio mese, quindi vi ritroverete la notifica dell'ordine che si è generato e poi di conseguenza avrete da fare il rinnovo, avete da pagare il rinnovo e poi verrà spedito, niente di più. Allora io quasi quasi taglierei bocca e occhi e vediamo se riesco ad assemblarli. Sei passata da Rorschach, oh my god! Cambiare solo la punta in cera, assolutamente sì, si svita e la riavvitate quando la rompete, ma se la rompete, io ne ho rotte diverse, basta fare quello, se volete cambiarla semplicemente. Aspettate che tagliamo viso e boccuccia. Le lame della taglierina, mi sembra strano, quali aspetta? Dipende, quali stai aspettando? Quelle di impronte e quelle di, come si chiama, di Vessen ci sono, dov'è? Ci sono e quindi in realtà potremmo anche avertele già smistate, sei sicura che siano ancora in attesa? Se dovessimo esserci perse qualcosa scrivici a problemi d'ordine che domani mattina lo vediamo subito. Allora, io metterei lui qui così e l'incastro sarebbe questo. È proprio scary. E poi col cappellino messo sopra così, no vabbè, bellissimo, non trovate? Devo solo cambiare quel bianco lì perché secondo me non va bene. Allora, non lo farei nero perché poi è un po' troppo. Non so di che colore farlo in realtà. Potrei provare a costellarlo nero e vedere cosa ne viene fuori. Dell'Artemio. E allora Giovanna, dipende qual è. Io presento una taglierina dell'Artemio che è praticamente identica a quella di impronte, a quella della Paper Fuel, della Vessene, quindi in realtà le lame sono compatibili. E se è quella, vanno benissimo le lame di impronte va Essen, se no prova a mandarci una foto, a scriverci il modello e vediamo un secondo, perché magari non è quella lì e ce ne sono altre, insomma. Ecco, guardate, il foil è una lamina,
Quindi sì, se lo graffiamo viene via, è normale. Il cappello è Olivia, questo qui è Olivia il flamingo, mentre quello più piccino è Emma la rennina, quella che è scappata di casa da Vania, per intenderci. Proviamo a farlo nero, vediamo se per caso mi aggrada. Si perde un po' col nero, è un po' troppo, però il bianco è proprio too much. No, così non rende, non rende. Potrei sfumare lui. E dipende quali, Anna Maria, dipende quali. Perché, ah beh, potrebbero essere finite questo weekend. Sì, no, cioè questo non lo so, ma se sono finite questo weekend quelle di Vessen, sono in un pacco che sta arrivando, che è in viaggio. Questo lo so, potrebbero essere finite, io semplicemente non lo so perché non faccio gli ordini da ieri e quindi potrebbero essere finite nel contempo. Ma le hai in attesa o le stai aspettando che si ripristinino come quantità? Perché sono arrivate questa settimana quelle di Vessen. Ah, quelle di impronte, ma quelle di impronte no perché non erano ordinabili, ma quelle della Vessen sono identiche. Sono, guarda, aspetta, che bella taglierina della Klee. Questa qui è la taglierina di impronte e queste sono le lame di Vessen. Queste qua sono le lame di Vessen. Sono identiche. La taglierina è fatta. Cioè è fatta dallo stesso produttore, praticamente lo stesso modello. Quindi in realtà se prendi quelle di Vessen vanno benissimo. Sì. Allora, potrei sfumare un pochino il cappellino. Ho sempre paura di fare un po' di pasticci sfumando. Allora, intanto facciamo una cosa. Ecco. Allora. Vorrei incastrare queste. Perché vorrei fermarle. Adesso vi spiego perché vorrei mettere un pochino di spessorato. Allora, facciamo così. Guardate, questo è un barbatrucco, ma così. Li stiamo incastrando al contrario perché adesso qui vado a mettere due cerchietti di adesivo che mi fermano tutto, uno sulla bocca e uno sugli occhi, così sono fermi, ok? Così non devo stare a impazzire a fare uno strato superiore, li ho fermati da dietro e via. Sì, le puoi aggiungere dopo. Sì. Le spese di spedizione. Allora, vedete, così lui sta un pochino spessorato, questo verrebbe messo ancora con un briciolino di spessore qui così e sarebbe a posto. Lui in realtà lo possiamo già anche fermare. Lui è il capo. È il capo indiscusso. Allora, adesso capiamo questo cappellino perché mi sto guardando intorno se posso farlo di qualche altro colore, però c'è questa fascetta qua. Credo che l'unica sia sfumarlo un pochino. Ho un pochino di vintage photo, che però secondo me non ci azzecca niente. Facciamo una prova che piuttosto lo rifiliamo, cioè lo rifustelliamo. Allora, prendiamo i pennelli. Sono una scriteriata che non trova i suoi stessi pennelli, eccoli qua. Allora, prendiamo uno dei pennelli piccini, uno dei detailer. Ma proprio ci cioè, sto andando veramente di. Allora, si vede di più, ma non mi piace. Devo trovare un altro colore. Dorato mi sembra un po' eccessivo, per questo fantasmino non ha la faccia di uno che andrebbe in giro vestito di glitter. Potrei. Mi sto guardando intorno. Che gli abbiamo fatto questo qui rosso. Oh, che crisi!
sono veramente indecisa. Col rosso non mi piace perché poi c'è già anche questo rosso e quindi mi sembra troppo. Potrei, chissà se con un po' di vellum risolviamo. Boh, facciamo una prova. Prendiamo un pezzetto di vellum. Ci verrebbe forse un grigetto. Proviamo mettendo il vellum sopra il bianco che ho già messo lì. Poi quello lo spessoriamo un briciolino. Ah, verde Grinch, sai che non ci ho pensato? Allora, vediamo se aggiungendogli questo. Sì, si vede già di più con la sfumatura sotto, non è malvagio. Verrebbe così. Vabbè. Verrebbe una cosa così. Sì, dai, da un po' così, così non mi dispiace. Non mi piace tanto la sfumatura che c'è sotto, perché è venuta ovviamente con il marroncino, quindi adesso comunque mi taglio un'altra falda bianca. Così. Ah, i brilli, potremmo anche far così. Allora, aspettate che taglio la falda intanto. Allora, quindi ricapitolando, verrebbe estremamente tridimensionalizzato, ma voilà. Sì, allora incolliamo, vi faccio vedere, però a questo punto dovrei fare anche il pompon per coerenza. Vedete che cambia proprio già, sembra un pochino più sfumato. Io mi taglio anche il pompon. Si potrebbe anche glossare, ormai ci ho attaccato quello e il gloss di sopra. Però, diciamo, pensato, non ho ancora glossato niente quest'anno nel December Daily. Non va bene questa cosa. Riuscirò ad andare avanti anche un'ora per fare questa pagina, ma no, che cretina, devo farlo nel foil. Ah, scusate, prendiamo il foil, il pezzettino che ho usato prima dovrei averlo lasciato qua, me lo sono persa, ho perso il pezzetto di foil della carta glitterata. Guarda, in realtà ho anche il fornitore, ma mi ha mandato un catalogo da cui è impossibile scegliere, c'è troppa roba. Però lo farò, mi sacrificherò per voi. Eccolo qua il foil. Dei candy cane in mano. Bisogna solo capire dove ho dei candy cane. Vabbè, magari negli abbellimenti qualcosa lo troviamo. Ah, se no ci sono quelli della Doodle Bug. Adesso andiamo a vedere. Fatemi finire questa cosa del cappello. Un'ora su questa paginetta, cioè solo su questo lato, tra l'altro, perché l'altra è fatta. Allora, questo così. Allora, su di lui mi serve un pezzetto di cerchietto. Scegli tu. Allora, lui sarà appoggiato così, quindi in realtà il cerchietto lo metto da questo lato. E glielo appoggiamo sulla capoccia. Un po' stortarello. Così. Anche più storto. Così. Ok. Mettiamo via questi pezzi prima che io sia in grado di disperderli. Allora. Dunque, questa è Olivia. E di Olivia abbiamo questo, questo e questo. E poi Emma. Abbiamo questo, ce lo teniamo qui. Ma scusate. Dunque. Oh.
è bello forte, questo lo mettiamo nell'altra pagina. Allora, qui per ora abbiamo partorito questo, finalmente. Questo lo teniamo qua, che mi sembra la bellitudine fatta abbellimento. Allora, prendiamo solo un secondo i chipboard e i die cut di questa collezione qua e vediamo che cosa, come decorare queste due pagine, così passiamo alla pagina stagionali. Semplice. Semplicissimo. Allora, dunque, ma se gli mettessimo in mano la bandierina Joy, che è proprio, vediamo l'effetto che fa. No, dai, meglio Candy Cane. Dunque, questo Merry Christmas qui, secondo me, è perfetto. E adesso guardiamo un secondo questi die cut. Ciotolino. Tanto questi ce li teniamo qui perché li usiamo anche per la pagina dopo. Allora. Oh, ma guardate. Oh, che belli. Ci sono le scritte grandi, queste taggine meravigliose. Col forellino. Questa è la taschina per le tag. La Polaroid. Qui ci sono le palline. Che meraviglia. Ah, questa è la bustina che vi dicevo. Gli stickles. Ma io ne ho ancora in negozio, però hai ragione che non si trovano più facilmente. Guardate, non è deliziosa? Allora, qui ci sono anche una serie di scrittine. 24 di dicembre, 1 di gennaio. Noce buena. Oh, guardate questa tag, sono bellissime. No, vabbè, sono stupende, mi piacciono tantissimo. Adesso come si fa a scegliere? Non si può. Allora, vediamo un attimo. Lì metterei quella pallina e magari un tequiero qua in alto. No, sull'orecchio non glielo metterei. Aiuto, come si sceglie esattamente? È bellissima! Ah, guardate, facciamo così, più semplice dunque. Colla solo al centro. Metterei... farei così in realtà. Questo lo spessoriamo. Così, un rametto che esce di qua, che non è particolarmente disturbante. Qui c'è un candy cane gigante, ma mi sembra un po' troppo per lui, un po' troppo grande. Mettiamo un fiocchetto qui e la paginetta di Sirius l'abbiamo decorata. Per quanto riguarda lui, potremmo mettere il festone di luci. Ok, poi vediamo se abbiamo altro da aggiungere con tutti gli abbellimenti qua nella scatola. Allora, intanto questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo così. Allora, poi abbiamo la pagina, questa qui è la pagina, abbiamo questo retro qui, così, e poi abbiamo la pagina di oggi. Prima farei la pagina di oggi, che è così. Allora, questa qui è la grafica di oggi. Io per la grafica di oggi avevo in mente di usare, adesso ci facciamo un pochino di posto, questo lo togliamo. Questi li posiamo qui. Volevo usare questa foto qua. Che ho di questa? Ah, la pallina. Mettiamola qua. Volevo usare lei. Così, anche qua, più o meno a metà. Possiamo mattarla con un colore scuro, va benissimo. E in realtà poi questa paginetta basta metterci il numeretto, ci mettiamo un paio di decorazioni, vediamo se tra queste abbiamo qualcosa che può andare bene come colore, ma sicuramente troviamo qualcosa. E nella pagina in mezzo potrei addirittura fare la cosa del vellum, perché oggi è domenica, così creiamo una pagina in più su cui attacchiamo questa e facciamo delle decorazioni. È una pagina intera su cui mettere questa.
qui potrei addirittura esagerare e metterne due per una volta con due foto. Potrebbero essere una cosa così, magari le sfilo un pochino. Potrebbe. Allora, così usiamo un altro po' di appiccichini, prendiamo un vellum e mettiamo quella foto lì, anche, e poi dovremo fare una striscia di carta per pareggiare dall'altra parte, perché sapete che sennò mi disturba. Allora, sfiliamole quanto più possibile, di modo che poi la mattatura mi consente di affiancare. Questa non si può sfilare più di tanto. Questa è sempre Snapchat, è finito lo sciarpone. Allora, qui mi serve una carta con cui mattare queste due. Potrebbe essere il craft, potrebbe essere un marrone scuro, potrebbe essere il marrone della collezione vintage, che è un filino più chiaro, ma secondo me può andare. Misuriamo. Esagero. Allora, 6 per 9,5, quindi 6,5 per circa 10. E quindi mi si mangia tutto qua, così, mentre questa dovrebbe essere appunto 7 per 9,5, che quando l'ho stampata doveva essere 10. Vabbè, non sono riuscita ad adattarla, ma me l'ho fatta su Word, questa non va bene. 9,5, quindi 10 per 7,5. Come lo allineo qua, così. Così. Ma ho fatto un giro tra le lenti nuove e mi è saltata, cioè le lenti nuove, tra le lenti suggerite, e mi è saltata fuori quella. Questa qui l'avevo usata già anche lo scorso anno. Allora. Ce la facciamo. Allora, incolliamo le foto sulla loro mattatura intanto. Un po' più centrata così. E così. A questo punto su una di queste dovrò mettere un pochino di spessore, ma posso anche lasciarle così in realtà. Sì, dai, perché non abbiamo più proprio tantissimo spazio per lo spessore. Vabbè, così, a filo. Poi prendiamo il numeretto di oggi, che è il giorno 11. Buongiorno a chi sta arrivando adesso, stiamo andando avanti col December Day, in realtà ce la siamo presa estremamente comoda. Va bene, ok, vediamo se nei die cut e negli abbellimenti che ho preso oggi c'è qualcosa. Ha tremato, mi rendo conto, cercherò di non spaventarlo più. Allora, dunque, cosa si potrebbe sposare come colori qua? Allora, Let It Snow. E poi gli mettiamo questo tequiero, lo sostituiamo lì. Poi magari prendiamo dagli abbellimenti di là qualcos'altro, mettiamo due enamel dot, adesso poi mettiamo anche in ordine gli abbellimenti. Questo qui in realtà è il retro, che se decidiamo di concludere il binder oggi, bisogna coprire anche questa pagina, ma facciamo un pezzo alla volta. Allora, io ho queste due pagine qui, su una voglio mettere le ciabattine, sull'altra mi prendo una delle carte di questo bellissimo pad. Non so se c'è quella con la fantasia che mi piace tantissimo, ditemi che qua non c'è, quella a quadri non c'è, sono triste, non c'è, vabbè. 15 anni e mezzo, amore. Tato, come stiamo?
potrebbe essere lei, potrebbe essere anche questo rosso, potrebbe essere questo qui con la neve, ma poi sacrifichiamo le due foto sotto, la musica, potrebbe essere anche questo in realtà, eh. Io so che ci sono le tesserine, ma sono bifacciali, quindi qualcosa dobbiamo sacrificare, no? Proviamo con questa qui. Incolliamola senza pensarci troppo e poi vediamo. Poi prendiamo un foglio di vellum che metteremo in mezzo. Ah, e quindi devo tenere conto anche di quello, che in mezzo ci sarà questo vellum su cui c'è questa foto qui, che dà sui toni dell'azzurro o comunque un tono freddo. E potrebbe... ho il rosso, no, questo no, ma o cambiamo proprio, mettiamo questo, il legno non ce lo vedo tanto, a righe stile candy cane, a righe stile candy cane, bianche rosse dici? Vediamo. Adesso sono proprio queste tagline, le possiamo tagliare. Guarda, facciamo contenta Natasha. Prendiamo questa pagina e la mettiamo qui. Adesso devo solo decidere che carta usare di qua, perché è una scelta difficile. Ti è venuto il Pandoro? Che brava. Lo potrei mettere sotto. Allora, perché me ne serviranno due per fare quello che ho in mente di fare. Oh, che difficile. Adesso potremmo usare questa. Potremmo usare queste due. Allora, basta, adesso non ci penso più. Ho completamente distrutto il pad. Non ci fate caso. Allora, questa la incolliamo qui così. Sì, ci sono le tesserine. Sì, le sto incollando. Così. È andato? Ma nel senso che è già finito o che non è andata bene? Guardate qua quanto sporge. Prendiamo la taglierina. Questa la mettiamo al sicuro qua. Allora. Mi è caduta una lama. Opla. Sembrava mangiare. Anch'io a mangiare me la mi difendo piuttosto benino. Allora, facciamo i fori, che così anche di quello non mi preoccupo. Poi prendo il vellum, così sistemo tutto e almeno so dove posso mettere gli appiccichini e dove no. Nel bidone è andato, no. Sig. Okay. Allora, così. Così. Vorrei fare una taschina qui dove mettere le tag, queste qua che adesso tagliamo e mettiamo tutte dentro. Il Pandoro ci vanno 1252 lievitazioni e quindi è complicato, tanto. Allora, tagliamolo a metà, quindi 4 pollici, lo incolliamo su 3 lati e quindi poi dovrò rifare il foro lì. Sì, ho tagliato le tesserine quadrate. Sono carte bifacciali, per forza. Allora. Così. Lasciamo un attimo che si incolli per farci fuori. Tagliamo le taghine che a questo punto mi terrò nel December Daily. Guardate, così facciamo felice chi di voi piange per il retro. Allora... un po' più dritto così, le ciabatte, sì, oppure prendi il pad grande, sono un po' diverse le carte, nel pad grande ne hai un set bifacciale e un set monofacciale.
che trovo che sia di una genialata pazzesca. Adesso mi tratterrò dal mettere il twine su ciascuna taglina, perché altrimenti non ci staranno mai più, però sono molto carine. Allora tagliamo i bordini, sì, così. Il pandoro è difficile perché poi non va messo a raffreddare a testa in giù, se no si siede un po' tipo il panettone. Insomma, semplice semplice non è. Così. Queste tagline sono deliziose già da sole. È un colpo di genio, non l'avevo visto, li conosco ancora poco come marchio, ad essere onesti, perché non è tantissimo che li prendiamo. Il secondo ordine che faccio. Ma sai che Cocoa Vanilla non hanno pubblicato niente? Io non credo che facciano la collezione di Natale quest'anno, sai? Perché è un po' tardi. Poi finché arriva dall'Australia ci va praticamente 3 settimane. Il Pandora è impasto unico, quindi con una sola lievitazione, davvero. Ma questo forellino non mi è venuto tanto bene, vabbè. Così, e queste finiranno tutte qui dentro. Qui facciamo il foro. E quindi siamo in questa situazione qua. Avrei potuto farla anche più bassa, però così. Ok, quindi prendiamo le decorazioni, poi vado a prendere il vellum. Allora, il chipboard. Ah, però qui ci sono un sacco di die cut grandi. Anno nuovo, vida nuova, mi ci va proprio. Natale a febbraio, secondo me non lo fa, è troppo tardi. Ho visto che ha fatto una serie di sconti per il pubblico diretto, ma mi sono fatta l'idea che probabilmente quest'anno non la fanno uscire la collezione, anche perché altrimenti è veramente tanto tardi, no? Diventa difficile. Vabbè, la letterina la mettiamo assolutamente qui così. Così le foto le abbiamo già. Allora, 25, vediamo se c'è qualche scrittina che posso usare. 2022. Sofa i manta, io non parlo lo spagnolo, quindi... Allora, sei un ballerino da mettere lì, che in effetti ci potrebbe stare tanto bene. Sono australiani, usciranno lui. Il Natale è sempre ovviamente a dicembre, però insomma, ovviamente immagino che lo sentano in maniera diversa. Però quest'anno non ha fatto, di solito faceva sempre uscire qualcosa, quest'anno no. Allora, mettiamo un paio di enamel dot dorati. E qui, questi glitteratini qua. E questa pagina è a posto. Basta. Vediamo qui se posso mettere qualcosa sulle ciabattine meravigliose. Qui potrei mettere il twine. Navidad. In settimana, allora, devo andare a recuperare Florilege, che hanno lasciato non so bene dove. Arriverà Simple Stories, il collo che manca della collezione nuova. Laura Baylor e Reintegri, Tommaso. Vediamo che cos'altro. Ho sempre fatto un ordine da Onibiz che non è ancora partito. Il Natale in realtà lo festeggiano sempre a dicembre, però ovviamente lo festeggiano in spiaggia. Mettiamo qui 2022. El mejor, non so leggerlo in spagnolo. Allora, prendiamo un pochino di twine di questo qua dorato, che va benissimo.
ne bastava anche molto meno, ovviamente. Così. Il Natale in spiaggia, sì, avevo un'amica di penna australiana tantissimi anni fa quando ero una ragazzina e mi mandava queste foto di loro che festeggiavano il Natale in questa veranda apparecchiata a festa, ma fuori c'erano tipo 20 gradi, 25 gradi, insomma. Ho tolto tutto il dorato, vabbè, non importa. Così. Qui mettiamo un paio di cerchietti. Usi le carte così fai spazio, mi sembra un'ottima idea. E poi comunque la soddisfazione dell'usare le carte, secondo me, è sempre tanta roba. No? Cioè dell'usarle le cose, di non lasciarle chiuse in un cassetto, sapete che per me è un mantra. Così abbiamo spazio per un'altra lampadina in aline, questa è troppo grande. Andate a prendere il sole perché da voi si può. Mi fa impressione, ma capisco. Ok, e queste sono a posto. Adesso mi manca la paginetta di qua, che mi è venuta un'idea. Allora, così, vado a prendere un pezzetto di vellum e facciamo la pagina in mezzo su cui io voglio mettere questa. E la striscia che matterà questa qui dietro sul vellum sarà imbossata con l'embossing folder di prima. Quindi adesso ritiro fuori tutto, imbosso quella striscia lì, la imbosso bianca e ci metto su il nostro scrap. Aspettate che arrivo. Allora, quello con le note musicali. Allora, io ne avevo ordinati un tot, me ne hanno mandato per errore la metà. Adesso ho scritto per capire come possiamo gestirla, ma ovviamente me ne sono, cioè, è una cosa di cui mi sono resa conto venerdì sera, quindi non mi hanno ancora risposto. Cosa ne penserà? Secondo me una pagina in più la regge. Una, not more. Allora, tagliamo un 6x8. Buona domenica, Vildana, dove siete di bello? Qui intanto questa lama la perdo, spero di non aver rotto il cassettino dove si alloggia, perché mi era anche già capitato. Questo lo mettiamo qui. Allora, quindi, da un lato ci sarà lei, che tutto a caso è quasi giusta a 8. Facciamo i fori. Prendiamo a questo punto però la matrice, che devo aver messo in quello nuovo, eccola qua. No, non mi dire che ho perso la matrice. Dove ho messo la matrice? In una maniera un po' più agricola, poi se l'ho persa me la rifaccio la matrice di taglio. Non è proprio così che si dovrebbe fare, ma vabbè. Ok, allora questa la mettiamo qua. Incolliamo questa qui, che tanto quello lì è il suo posto e quindi non c'è problema. Devo tagliare poi una striscia di carta bianca della stessa misura per poterla imbossare. Dovrebbe starci tranquillamente nell'embossing folder. Adesso comunque questo lo vediamo. Questo lo incolliamo al centro. Adesso che ho fatto i fori mi posso regolare un pochino meglio. Più o meno così.
e questa sarà in pratica tra queste due pagine qui. Misuriamola questa foto ed è 10,2 facile per 20. Allora, vediamo di prendere un pezzo di carta bianca. Vediamo se qua ne abbiamo abbastanza. Allora, la tagliamo. Non è così, lo so. 20 per 10,2 e dovrebbe starci tranquillamente nell'embossing folder che abbiamo usato prima. È un po' più stretta, vabbè, va bene lo stesso, ovviamente strano, ho misurato male. Dunque, eccolo qua. Sì, adesso è estate, però comunque il Natale rimane con le date che conosciamo tutti, quindi non è che lo festeggiano poi il semestre dopo, rimane sempre adesso. Io ho in mente queste foto di questa mia amica di penna che festeggiava Natale in pantaloncini corti. Allora, prendiamo l'altro piatto, togliamo i due fogli, piatto, embossing folder, altro piatto, andiamo. Ok, poi qui aggiungiamo qualche decorazioncina. Perfetto. Oh, guardate la meraviglia. L'idea è di andare a coprire così, che bene o male la copre bene. Adesso facciamo anche le prove tecniche per vedere se è il caso di chiudere quella paginetta e lo facciamo magari sempre usando questa collezione. Così, questo lo possiamo mettere via. Anche questo. Ok, quindi qui dietro mi piacerebbe mettere lui. Il grigetto si sposa anche. Lui lo possiamo leggermente spessorare. Allora, in questo caso i rettangolini o i cerchietti ci salvano sempre. Adesso eccoli qua, i cerchietti. Che sono veramente molto pratici, non dobbiamo stare a tagliare niente. Così. Così. Ok. Poi mettiamo la colla qui. Gli mettiamo la sciarpina. Ok, su questo dobbiamo mettere un pochino di spessorato, secondo me un mezzo cerchietto, e attaccare l'ombrellone. Deve essere particolare festeggiare il Natale quando è estate, no? Questo maglia. Ok, così. E questo glielo mettiamo così, eh? Adoppio, guarda, la mia difficoltà è lo spazio e capire se il costo ha senso, perché se ho solo paura che non possa essere particolarmente conveniente rispetto agli altri brand e quindi forse ha poco senso farli per quello. Però appena quadro tutta la situazione giuro che vi aggiorno. Allora, cosa possiamo mettere qui?
di sicuro non riuscirò ad averli per gennaio, questo ci ho fatto pace con questa cosa, però vediamo. Non mi dispiacerebbe la lampadina di prima, anche questo potrebbe essere carino da mettere lì così. Vediamo, oh, qui c'è addirittura questa da costruire. Seriously? Che ci mettiamo dentro? Vediamo un po', ma sono meravigliosi questi die cut. Belli. C'è anche questa pallina qui. Vediamo se ho qualcosa da mettere qui dentro. Tra questi die cut, questi chipboard. Beh, l'alberello. Nel binder dei metodi. Adesso vediamo. Potrebbe l'anno prossimo, magari, l'ho detto anche lo scorso anno, potrei essere un po' più organizzata e magari studiare un kit diverso per... È un po' troppo grande, Clelia. E adesso che hai tolto questo, bisogna necessariamente metterlo da qualche parte. Lo mettiamo qua. Ok. Scusate, ma ho fatto pasticci. Allora, incolliamo queste cose prima che io me le perda in giro. Vediamo come riusciamo a organizzarci, perché non è semplice pensare a tutto quello che può servire, poi magari non pensi ad abbastanza cose e non hai il materiale, capito? Cioè il timore è quello. Io qui metterei The Little Tree, che mi sembra perfetto, e un cuoricino. Niente spessore, così, e lì ci si potrebbe mettere una scrittina. Sono pronta a dormire. Io ero a letto quando ho fatto questa foto. Ok, così adesso qui abbiamo lui che è meraviglioso. È tanta roba, eh? Boh, noce buena, a posto. Minimo sforzo, massima resa. Che dite? Ah, guardate che cosa ho qua. Ho guardato prima al volo, ma non ho i candy cane piccoli di Doodlebug, perché penso di averli finiti. Facciamo una prova. Lì non mi piace. Qui. Gli mettiamo un briciolino di colla. Che ho paura che sennò si perda. Così, e voglio rinforzare questo. I chipboard ho sempre paura che mi si stacchino, quindi questo mi sembra attaccato bene, questo anche. Perché tu sei vuoto? Perché tu sei l'ultima pagina, quindi è giusto. Così questo lo incolliamo un po' meglio. Anche questo sulla carta fotografica si attacca che è una meraviglia. Questo che è su una carta imbossata ho il timore che si stacchi. Ok, qui magari due namelini di questi, fossero anche questi qua. Così. Ok, e questa. Allora, adesso provo a metterli nel binder e vediamo se decorare anche questa pagina, perché vorrebbe dire chiudere questo binder con 11 giorni. Dovevo arrivare almeno a 15. Molto male. Ma dove mi sarà finita la mia matrice per fare i tagli? Chi lo sa. Devo fare la pagina di chiusura, infatti, ma la facciamo con una di queste carte qui, secondo me, senza tante difficoltà. Non ci sta, però va diviso per forza, perché abbiamo messo anche la pagina aggiuntiva, perché ci piace esagerare. Allora chiudiamo. Non l'ho trovata tra le carte che ho spostato, magari mi è finita qua sul tavolo e non... Adesso che metto via poi vedo. Dunque, mm.
direi che non ci sta nient'altro qua. 11 giorni. Vabbè. Insomma, non avevo detto che mi sarei trattenuta in affetti. Meno male che ho fatto gli anelli alti. Pensa. Allora, qui siamo arrivati. Questa è la pagina che ho fatto ieri. Questo è il suo retro. Questo lo volevo fare solo dall'anno scorso. Questo qui è il nostro CEO. Ah no, questa è la pagina che ho fatto ieri, scusatemi, questa qui con la finestrella. Qui ci sono tutte le tagline, così le teniamo. Una pagina in framezzo perché ci serviva a fare un po' di spessore. Questa è la pagina di oggi, dell'11, quindi dobbiamo fare questo. Adesso apriamo gli anelli, li richiudiamo prima che scappi tutto e lavoriamo su questa pagina qui. Io userei quella collezione che abbiamo usato oggi. Sì, dai. Allora, c'è questa pagina qua che mi sembra bellissima, su cui non ho più foto, nel senso che ho solo questa foto qui, ma magari nel pezzo dove ho messo tutte le foto ne trovo una che posso usare, vediamo, una di quest'anno magari, vediamo. Sì, dai, siamo in super orario. Allora, cerchiamo tra le foto le ultime che ho messo. Sono tutte vecchiotte, non... No, mi sa che non ho niente. Queste sono tutte dello scorso anno che ci fai, ma noi decoriamo. E sapete che cosa facciamo? Facciamo questo. Allora, dove sei? Ha un certo spessore, fin troppo. Incolliamo questa bustina deliziosa. Magari farei adesso una fascia lì. Questa la chiudiamo proprio, la teniamo chiusa. Così. Poi potremmo anche solo usare una di queste card bellissime. Guardate questo. Ho fatto veloce, indolore. Anche questa sarebbe stata molto bella. Oh, adesso che sono indecisa, come si fa? Costelle dell'innominabile, magari montiamo qualcosa in settimana. Oggi ci fermiamo così. Sono indecisa se usare questa o questa. Messa qui così, con la bustina, due decori. La bustina qui la metterei qui sotto. Mentre su questa magari azzarderei e la metterei al centro. Cosa ne dite? Poi mettiamo un po' a posto i miei ritagli. Ah, la tosse, mi dispiace. Mettiamo Joy, dai. Caspita. L'influenza che sta girando adesso è brutta, come dicono tutti. Così. La larghezza è ovviamente quella giusta. Qui dovremo poi rifare i fori, ma me ne preoccupo dopo. Cioè prima incollo e poi foro. Così. E mi sembra una chiusura carina, semplice. Allora, intanto incolliamo. Così, e questa è la chiusura di questo binder. 11 pagine. 11 giorni, no, pagine sono molte di più. Questa non spessoriamo niente, per carità. Più o meno al centro, adesso vediamo dove rifare i fori. Non mi si apre, perché è di qua che si apre. Così. Così. E chiudiamo. Allora, sulla bustina un tondino. Tanto ormai danno per danno. Lo mettiamo. Ah, dici due fascette sopra Joy? Si potrebbe anche fare con questo che è un avanzo. Questo, credo di aver interpretato questo. Questo lo tagliamo. Tu sei 3,5. 1,75. Mettiamo gli alberelli tutti dallo stesso verso.
qui sotto stacchiamo, tanto verrà coperto. Sì, io coerente. Così. E vediamo se tra dai cut di questi o altro abbiamo qualcosa. Tu sei stortina adesso, ma vedrai che è tutto a posto. Lascerei Joy come sentiment. Guardate, mettiamo questo regalos. Cioè, non spessoriamo niente, non può mai essere uscito dalla mia bocca. Sicuramente vi state sbagliando. Sto vedendo se posso attaccare qualcos'altro. Questo, se ce ne fossero stati due, li avrei messi. E che così no, non rende. Potrei mettere una caramellina. No, così. E siamo a posto, abbiamo finito. Allora, se avete voglia, mettiamo un attimo a posto gli avanzi, così siamo super organized per domani. Sfogliamo un attimo questo tutti insieme, i primi 11 giorni. Ho esagerato con gli spessori, ma vabbè, il dottore non è che mi ha detto non metterle. Allora, non oso neanche fare niente qui sull'ultima di copertina, vediamo che cosa mi avanza alla fine, tanto ne verranno probabilmente tre, perché è abbastanza inverosimile che qui ci siano stati 11 giorni e nel prossimo ce ne stiano 21, quindi ne serviranno sicuramente altri due. Il mio December Daily dal primo giorno ad oggi è diventato questo. Le pagine sono spesse, anche perché ovviamente io metto, cioè sui retri di solito tendo a mattare con altra carta, a volte anche ad aggiungere altre, altre pagine, vedi questa. E quest'anno mi ha preso il trip delle foto a pagina intera, che secondo me però stanno benissimo, non so voi come la vedete, trovo che lo rendano molto più elegante. Voilà. I buttons hanno dato una bella botta allo spessore. Qui c'è la mia bustina con la letterina Babbo Natale. Non stanno in piano neanche a morire, ovviamente. 9, il 10. Questo è il retro del 10. L'11. Ne servono 3 di binder. Sì, sì, credo che sia assolutamente inevitabile, no? Allora, state con me ancora 2 minuti che organizziamo i nostri ritagli. Intanto, se avete, lo ridico, domande sugli abbonamenti e queste cose qui, ditemi che così vi rispondo adesso e fughiamo ogni dubbio. Intanto, ma il numero l'ho messo? Sì, sì. Aspetta, guarda, è qua. Aspetta che guardo. Oh no, me l'ho messo. 11. Lo mettiamo qua. Allora, vorrei organizzare le carte e gli abbellimenti separatamente. Vediamo se riesco ad aprirla questa qui sotto. Ok. Sono scesa da 4 binder a 3. Il prossimo anno facciamo un binder, un cubo, uno Xallax. E risolviamo così. Allora, mettiamo prima tutti i ritagli di carte che ci sono avanzati. Qui c'è anche del bianco. E va bene, prendiamo tutto questo po' di roba qui. Ok. Questi sono abbellimenti. Florile. Li metto tutti qua, così almeno io tutti insieme. Perché nelle bustine non funziona, cioè ne ho rotte 2. Tiriamo via gli abbellimenti e le pistelle, questo pad di sommato mi sono difesa finora con gli avanzi. Qui abbiamo sempre il pad di Lora, così vediamo che cos'altro c'è qui. Questi sono chipboard, c'è tutto questo bustone qua. Allora, vediamo un attimo, questi sono tutti gli abbellimenti. No, non è tutto doppio, è che ho preso in realtà
gli avanzi del calendario dell'avvento che ho fatto con le scatoline, con le carte di Tommaso, e per ora ho usato quelle, motivo per cui mi sono avanzate. Qui ci sono degli abbellimenti, qui ci sono delle carte. Tra l'altro ho un'idea su come usare i fogli interi che mi avanzeranno. Vediamo che cosa mi avanza. Abbellimenti, stelle, abbellimenti, carte. Cerchiamo di dare un pochino un senso a tutto questo. Così. Poi iniziamo a disporre gli abbellimenti. Liberiamo queste povere buste che ho veramente portato un po' all'estremo. Dunque, stickers, foil. Questa è una scatola, questa è una vecchia scatola della Warman Beekeepers che è arrivata rotta, ma ha la stessa dimensione delle scatole della Essen. Questo lo possiamo buttare. Qui ci sono, vedete che c'erano i die-cut di Floyd che ieri non li ho trovati. Facciamo una bustina. Cerchiamo di dividerli un po'. Qui c'è Heidi, qui c'è la postella di Tommaso dei fiocchi. Alfabeti, questi alfabeti e questi qui non ci stanno qui, quindi nelle mie buste, quindi li metto sui piatti. Quanto durerà questo ordine? Poco. Sì, il foglio di stickers l'ho messo dentro, tanto va bene così. Poi qui ho adesso pistella. Questi sono i miei, questi sono i bottali, poi i chipboard li mettiamo qui così, non ci stanno. Davvero non ci state? Io vi taglio. No, ma davvero non ci state? Con tutto il rispetto, ma lo faccio per una questione di organizzazione. Così. Adesso gli anni, cioè adesso mi odierete per quello che ho fatto, però ci serve lo spazio. Sì, domani assolutamente sì, però ho buste e bustine Tiziana dappertutto, quindi almeno da averle tutte insieme, poi che non sia particolarmente ordinato il contenuto, ce ne facciamo anche un po' una ragione. Però allora qui c'è l'embossing folder che possiamo anche lasciare qui. Queste qui. Ah, vabbè, il coso dell'embossing folder, visto che non lo rotto, possiamo tenerli così. Questi sono i prodotti che ho messo via. C'è ancora qualcosa che non ho usato e sono gli avanzi. Questi qui sono gli avanzi. Questo lo possiamo mettere così. Poi, cos'altro ho qui? Ho questo foglio di chipboard di Viki che metterei qua così. Questi qui sono sempre di Viki, li mettiamo qui, e tanto non c'è una bustina che li possa contenere. Poi prendiamo una bustina tipo per i miei, li mettiamo un po' insieme, i miei qua, i buttons, mettiamo anche crepe paper, sì, mettiamo anche questi di Florida che mi ha tranciato via una foto. Avevo anche l'altro pacchettino di die cut. Ah, vedi? Così. Poi, pistella. Qui ho ancora tutta un'altra serie di cose. Adesso tiriamo fuori piano piano. Allora, ci sono alcune cose che non ho ancora usato, tipo questo set di timbri, e facciamo la valigia di Terrivation. Questi sono gli abbellimenti di Lora, questi sono quelli di Pull Paper, li mettiamo tutti qua dentro, poi quando li apriamo vedremo, magari in settimana apro il pad di Lora, così. Qui c'è la fustella di Spellbinders con cui vorrei montare un po' tutto il bouquet, ne abbiamo usato solo un pezzo. Qui c'è il fiocco, questo qui che è il Prime, è scritto di Kumholz. Qui ci sono un po' di cose che devo ancora provare. Io ho fatto tanti esempi d'ordine. Questo è da provare, questi qui sono gli abbellimenti di Lora.
Allora, questa dobbiamo montarla assolutamente, anche questa della coppia creativa. Vicky, questo lo possiamo buttare, questo qui è un pezzettino dei miei puffi. Ups, scusatemi Laura, queste qui le possiamo lasciare qui fuori, oppure possiamo metterle qua dentro, se ci stanno. Vediamo un po'. Sì, così sono un po' più raccolte. Non faccio l'illusione che sono un po' più raccolte. Questo non ci sta qui dentro, quindi lo togliamo fuori. Le stelline, queste crepe paper, questa fustella qua anche vorrei montarla, ma abbiamo un sacco di posti dove abbiamo ancora 20 giorni, quindi direi che ho fatto. Certo, non ci sta più nient'altro, ma questo è un altro problema, no? Opla, si chiude più. Vabbè, però almeno ho messo tutto qui dentro e adesso è a posto. Certo, ah no, ci sono ancora questi. Prendiamo una bustina e li mettiamo qui dentro. Questi sono gli avanzi di oggi. My favorite gift, chissà da dove è. Ah no, questo era sulle ciabatte, questo è scappato dal bagno. Opla. Questo era, no, non era qua. E dov'era? Chi lo sa? Forse è solo scappato dal foglio di chipboard in realtà. Allora adesso lo deadesivizzo, che così non mi fa danno in giro. In alto a sinistra, ma questo a dove? Sulla pagina delle ciabatte. Ah, qui. No, non l'avevo messo lì, sai? Chi lo sa, adesso lo mettiamo lì. Chi lo sa, adesso devo riguardare il video. Lo tengo qua un secondo. Devo riguardare le foto, che tristezza, che non mi ricordo niente. Comunque, questo è questo punto che mi è rimasto qui fuori. Questo qua. Questa fottina qui era doppia, le fustelle le abbiamo usate, direi che è a posto. Era degli abbellimenti da mettere via. Ok. Via, tolto. E lo mettiamo nella borsa, nella scatola. Questo lo possiamo togliere. Cioè vi tengo qui anche mentre metto a posto. Così. Ah, guarda che qui mi sono rimasti questi, che sono gli enamel bianchi. Questa busta l'ho rotta. Chissà se qualche enamelino bianco. Questi sono glitterati. Stanno bene dappertutto i glitter. Boh, finito. Adesso lo sfogliamo insieme e in realtà abbiamo finito. Certo, un po' impegnativa la gestione del tutto, ma sono fiduciosa che riuscirò a venirne a capo con tutto. Allora, questa cosa del fantasmino la volevo fare da immemore tempo, cioè dall'anno scorso in realtà, solo che alla fine non ce l'ho mai fatta, però mi piace un casino. Secondo me sarebbe carino anche provare a trasformare il cappello che c'è nella fustella degli add-on della scatolina della Befana in cappello di Natale. Magari ci proviamo con uno degli altri animaletti. Hanno spedito le fustelle della scatolina della Befana, quindi se volete potete prenotarla, arriva credo in settimana. Sto controllando se ho altre cose qui che ho dimenticato, ma direi di no. Allora, riguardiamo il mio December Daily, magrino, tenuto a stecchetto. Allora, binder, 2, 3. Fiocco di Tim Holtz, che ci piace tantissimo, che dà un sacco di soddisfazioni, la prima pagina. Non so che cosa hai chiesto, detto così a memoria non ricordo, il trovano per me li fa Elisa. Abbiamo alcune cose della Wear Memory Keepers che arrivano, per altre ci vorrà un pochino più di tempo, dipende che cosa hai chiesto.
Voilà, portate pazienza, ma a memoria non ricordo. Io li metto nel carrello, li ordino fisicamente, ma poi non li collego a chi li ha effettivamente richiesti. Giorno 2, ci siamo sempre difesi, più qui si è appiattito tutto. Quando li si risfoglia è sempre un po' un tuffo al cuore, sì. Questa pagina di acetato mi piace tantissimo. C'è il mio nuovo regalino della Tumi, cioccolatini e biscotti. Ah, questa mi piace veramente tanto, bella. Le calze, che meraviglia, mi piacciono tantissimo. La calza che mi ha regalato Marianna, la candela e la letterina per Babbo Natale, collezione vintage, florilege. Io che faccio la cretina, è una cosa che vedrete spesso in queste pagine, lui che è fantastico. Merry Christmas everyone. Il CEO. La giornata del 10. Qua. I fiocchi, poi il bianco su bianco secondo me rende tantissimo, i fiocchi di Tommaso sembrano proprio quasi dei ricami, dei centrini, e quindi rendono veramente tantissimo. Qua pensate che questa colonnina qua fa ombra. Vabbè. Bellino lui, mi piace tantissimo. I Corner Guides credo che siano in viaggio, hanno spedito un pacco, oggi è domenica, potrebbe essere giovedì, non l'ho ancora sdoganato, però dovrebbe essere questione di questa settimana, Sabina. Dovrebbe, poi se non passano da Cincinnati, ecco. Qua ci sono io super insciarpata perché fa freddissimo, e qui c'è l'ultima pagina. E niente. Mi piace molto, cioè non saprei neanche sceglierne uno che mi piaccia di più, perché mi piacciono tutti. Che si fa? Lui è meraviglioso, anche lui però. Allora, io per oggi vi lascio, torno a lavorare un pochino dal divano e a riposarmi un po'. Ho finito mercoledì Addams, quindi adesso inizierò qualcos'altro e vado avanti con la maratona di Harry Potter. E siamo arrivati al giorno 11, domani sicuramente riusciamo a fare il 12, domani dovrebbe arrivare la collezione, insomma, di Simple Stories, di cui ho qui solo una scatola, che è l'ultima collezione di Natale. Dovrebbero poi rientrare dei reintegri di Tommaso, dovrebbe... Onibis non hanno ancora spedito, quindi non ancora. Florilege, Laura by Laura come reintegri. C'è anche qualcos'altro, credo che sia, delle cose dagli Stati Uniti che sono in arrivo, però adesso non ricordo neanche di preciso cosa ci sia dentro. Ci sono i Corner Guides, quelli sì, però il resto al momento mi è nebuloso. Vi aggiorno tanto giorno per giorno, andiamo avanti con questo progetto. Se tutto va bene, domenica facciamo il progetto di Natale con la collezione vintage con Mariella, e poi in settimana vediamo. Se ho una giornata in cui sono un pochino più scarica, magari mi organizzo per fare anche un altro lavoro affiancato alla paginetta, magari i retri li facciamo poi. L'ultima pagina, no, qui l'abbiamo chiuso, ho fatto l'ultima pagina, e la pagina 12 la facciamo nel binder nuovo, e quindi facciamo anche la prima domani, però lo facciamo. E cos'altro vi racconto? Ci sono online gli abbonamenti. Ecco, una cosa che mi avete chiesto, scusate, che mi è venuta in mente adesso. I cesti di Natale li ho tolti dalla possibilità di essere prenotati, ma se qualcuno avesse ancora piacere di regalare una delle soluzioni offerte, scriveteci, vediamo se abbiamo tutti i materiali, che non è un problema per quanto riguarda i nostri materiali, ma potrebbe essere un pochino più di difficile approvvigionamento per taglierine, forbici, tutto ciò che non è nostro. Però se abbiamo in casa i materiali, ve lo assembliamo e vi creiamo noi l'ordine. Quindi nel caso scriveteci. Sicuramente sto dimenticando di dirvi qualcos'altro, però mi verrà in mente, tanto mi conoscete, che proprio in quanto a memoria non sono super scattante. Vi ho aggiornato il prodotto contenitore, adesso carico il video su YouTube e noi ci aggiorniamo domani. Grazie a tutte, buona domenica, ciao ciao.